Risalve ragazzi, volevo soltanto farvi un piccolo aggiornamento su un po' di particolarità che ho scoperto di questo personaggio e anche farvi ammirare questo splendido sfondo preso dall'Old School Street Fighter 2. Quindi sicuramente gli appassionati di lunga data lo conosceranno, anche se non si sono un attimino aggiornati con gli ultimi sviluppi. Quindi questo stage lo ritengo fantastico, anche se potete notare sullo sfondo non è più il Golden Nugget, che è un edificio realmente esistente negli Stati Uniti a Las Vegas, ma si chiama Golden Bullion. Quindi diciamo che la Capcom è anche abbastanza a corto di fondi, e questo è un indicatore, perché evidentemente non aveva i diritti per ricomprare l'immagine del Golden Nugget. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa volevo mostrarvi. Allora, innanzitutto mettiamo Ken in parata. Ho già registrato l'azione che dovrà fare dopo, che è quella di eseguire un jab, e questo è fondamentalmente utile per scoprire cosa è punibile del pugile e cosa invece non lo è, o addirittura è in vantaggio, per parlare un attimino di frame trap e di come penetrare la difesa dell'avversario. Allora, le cariche sono punibili, come potete vedere, gli straight, le cariche sarebbero gli straight. Anche la variante bassa è punibile. Come vedete io sto parando, ma non posso parare. A livello di normal invece, questi sono tutti in vantaggio, pugnetto basso in vantaggio, pugnetto in piedi in vantaggio, pugno medio è a zero a quanto pare, perché come vedete andiamo in trade. Questo è molto in vantaggio, perché come vedete ci può entrare addirittura un pugno medio, e sorprendentemente il calcio forte è in vantaggio. Infatti ci posso mettere addirittura il pugno medio, guardate, e Ken non può prevenire neanche un jab. Quindi perché dico sorprendentemente? Perché il calcio forte è una mossa da crash counter, quindi se l'avversario verrà preso in counter hit porterà un danno spropositato, e se parerà sarò comunque in vantaggio. Quindi è una cosa veramente assurda, ritengo che sia veramente assurdo, e penso che sia il principale modo di pressare gli avversari di Buzzard, perché cioè avere una mossa forte che fa crash counter, ha un buon raggio ed è addirittura in vantaggio da vicino, è qualcosa da sfruttare assolutamente. Per quanto riguarda la capitalizzazione del danno da queste mosse, come avete già visto posso eseguire pugno medio straight per prenderlo in counter, posso eseguire un pugno medio e basta, perché lo straight poi separato viene punito, come avete visto, quindi è un trucchetto che diventa presto vecchio questo qui. Potete eseguire una target, però è lo stesso discorso, perché la target è punibile, tutte le target sono punibili come potete vedere, tutte punibili. Quindi bisogna un attimino capire come sfruttare al meglio questa cosa qui. Una maniera abbastanza salva di fare pressione secondo me è sfruttare molto questo calcio medio standing, perché come vedete è parecchio in vantaggio, sia così partendo direttamente dal medio, sia dal pugno piccolo, perché possiamo fare questo o possiamo fare questo. Che succede quando entra questo calcio medio? Possiamo fare questo, verifichiamo che entri e facciamo questo, oppure no, questa non entra, questa entra solo all'angolo o così. Però il modo migliore che ho trovato per adesso per fare pressing è appunto questo. Abbiamo un knockdown, safe jump che ci può portare a crash counter e a questo danno spropositato di questa combo. Quindi ritengo che sia molto utile utilizzare durante la pressione questo calcio medio e il calcio forte, penso siano appunto i modi migliori per pressare, specialmente se si ha a disposizione il V-Trigger. Altro trucchetto che sono riuscito a trovare è il calcio forte fatto da questo jab, guardate qua. Se faccio il jab alla distanza giusta, connetterà il calcio forte soltanto se l'avversario premerà un pugno. Allora, se porto un attimino avanti questo ragionamento, faccio uno step successivo
e ci metto il V-Trigger, può succedere questo. Quindi da un setup che è praticamente salvo, perché ripeto, il V-Trigger parte soltanto se il pugno intercetta il colpo, come in questa situazione, e a controprova di questo, se tolgo la parata a Ken, come vedete non va a segno, quindi il V-Trigger non partirà, può essere ogni tanto, non abusandone, un ottimo modo per fare un danno molto alto all'avversario. Per quanto riguarda il resto, ho già parlato del crash counter con calcio forte, non ho parlato però del crash counter con giù pugno forte, che manda in questa situazione di juggle e può essere confermata, anche se è abbastanza difficile come combo, dal turn punch, dash straight e super. Quindi è giusto un breve aggiornamento su ciò che ho scoperto. Continueremo ad andare avanti, posterò anche del gameplay, però volevo appunto farvi capire un attimino a livello offensivo, secondo me, che cosa bisognerebbe fare con il personaggio. Spero vi sia stato utile, spero che il personaggio vi piaccia e continueremo ad approfondire, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.